Buongiorno a tutti, in diretta dal Partenio Lombardi, Buongiorno. conferenza stampa di presentazione di Avelino Giuliano. Buongiorno Mister Michele Pazienza. Allora, mister, dopo il 4 0 di Brindisi c'è stata la cosiddetta settimana tipo, eh, oltre al resoconto classico insomma, se c'è qualche recupero o meno, le chiedo uh, la partita di domani può um, presentare insomma delle analogie con quella uh, contro la Virtus Francavilla? Se no, che differenza può esserci magari tipologia di gioco di un Giuliano comunque in ripresa? Beh, sicuramente eh, sono due avversari diversi con caratteristiche diverse, due tipologie di gioco diverse, un'idea di calcio diversa e, e quella del Giuliano è sicuramente una squadra eh, più propositiva, una squadra che cerca di imporre il proprio gioco attraverso delle trame di gioco ben precise, ben chiare. Eh, da quando c'è stato poi il cambio de, di allenatore. È una squadra eh, difficile da affrontare perché eh, non si mette, è vero che non si mette con 11 giocatori sotto la linea della palla, però ha qualità sia sulla linea offensiva che sulla linea di centrocampo, dove noi dovremo avere tantissima attenzione sia per quanto riguarda la fase di possesso, sia per quanto riguarda la fase di non possesso, perché si mettono lì e ripartono molto bene. È una squadra veramente che mi ha sorpreso in, in positivo dal punto di vista della qualità anche del gioco. Rispetto a quella che era la partita, probabilmente col Francavilla, col Monterosi, dove le difficoltà c'erano ma erano diverse, e, e poi, insomma, abbiamo visto come è, com è andata. Per quanto riguarda invece i recuperi, sicuramente Rigione farà parte della partita di domani, Falbo no, eh, Cionek e Tito, ancora no, dovremo aspettare ancora, spero, una settimana, non di più. E... Benedetti ci siamo quasi anche lui credo e spero una settimana e per il resto insomma rientra Patierno che ha avuto un po' di affaticamento durante la settimana però ieri è... l'ho visto bene, sta bene quindi farà parte della gara Buongiorno mister Buongiorno. Eh, sì, abbiamo parlato un attimo del Giuliano potrei fare un giro di parole dicendo che se è una partita da vincere, che è una squadra rognosa, eccetera, eccetera. Però più badando al sodo. Adesso noi abbiamo due opzioni evidenti con una punta e con due punte. Le due punte le abbiamo viste appunto a Brindisi. Può essere, cioè se ci può dare almeno un'indicazione su che tipo di partita vogliamo fare. Perché magari, fermo restando l'atteggiamento che è sempre lo stesso anche se giochiamo con una punta. Però magari giochiamo con uno o con due, visto che stringendo un po' il discorso. Sì, sì, l'avevo capito già dal, dalla prima parola. <ride> e, allora, non mi voglio soffermare sul, sui numeri, ma sull'atteggiamento. La settimana scorsa vi ho detto che avevamo fatto un passo in avanti dal punto di vista dell'atteggiamento, quindi si era, si era fatto un passo in avanti sui duelli, sui contrasti e noi dobbiamo dare continuità a, quello fatto, a quanto fatto domenica scorsa. E poi anche per dare, al di là della classifica, della continuità per dare insomma, un valore importante a quella che è stata la vittoria di domenica. Allora, a noi proviamo sempre insomma, a capire qualcosa di formazione, ci proviamo, quindi mi verrebbe da chiedere le sgarbi dove lo mette. Però eh, se non mi risponde su questo magari le chiedo eh, se la formazione di domani la farà anche in base a quello che è l'avversario o pensiamo soltanto a noi. E se per la gara di domani teme di più l'euforia nostra o la spensieratezza dell'avversario? Allora, Sgarbi lo metterò sicuramente negli undici titolari, Grazie. dopodiché, dopodiché eh... ho risposto già, sennò poi si va troppo nei particolari e. Chiaramente dovremo essere concentrati su ciò che dobbiamo fare noi, ma con un occhio anche agli avversari, perché questi avversari, così come tutti gli altri, meritano sicuramente tutte le nostre attenzioni e meritano rispetto, anche se abbiamo obiettivi diversi, ma è una squadra che ha mostrato di avere dei valori importanti, già anche domenica scorsa su un campo difficile, quindi ancora di più dobbiamo alzare l'attenzione. Perché è una partita importante e difficile da affrontare. Mister, dalla risposta alla sua prima domanda, mi sembra chiaro che abbia letto anche l'intervista che ha rilasciato. Se non sbaglio, è il Mattino Bertotto, perché lei faceva riferimento anche al pullman davanti alla difesa, così. Ha tenuto a sottolineare Bertotto che non sarà l'atteggiamento, però ha aggiunto un particolare, saremo spavaldi credo sia questo il termine che ha utilizzato. Lei si aspetta davvero un atteggiamento del genere da parte di Bertotto, che conosce benissimo, che peraltro ha speso parole di lode che oramai leggiamo ovunque per, per la sua persona come tecnico ed anche proprio come persona? E poi eh, la seconda domanda, magari gliela ripeto dopo. Mercoledì abbiamo visto anche l'allenamento, ovviamente era solamente inizio settimana. Aperte, però qualche indicazione sul centrocampo diversa sembra essere emersa. Approvato con insistenza anche dall'Olio può essere una carta spendibile? Allora comincio dall'ultima così non la dimentico. Dall'Olio eh, assolutamente sì, può essere una carta spendibile perché comincia a prendere e a migliorare la sua condizione fisica, comincia ad avere più minuti nelle gambe, comincia ad avere più allenamenti nelle gambe e quindi è sicuramente una soluzione in più. Che con piacere insomma mi tengo stretta, per quanto riguarda eh, Bertotto, eh, lo ringrazio pubblicamente per le parole spese, è stato sicuramente un riferimento per me da calciatore, perché ero alla mia prima esperienza in Serie A a Udine e lui, insieme eh, ad altri, è stato un punto di riferimento. Eh, per quanto riguarda l'atteggiamento Spavaldo, eh, L'ha già avuto domenica su un campo difficile, l'ha avuto contro il Benevento e non, non, non vedo il motivo per cui non lo debba avere contro di noi. Eh, me lo aspetto, mi aspetto un'idea di gioco ben precisa, una, una squadra propositiva eh, e quindi insomma, noi dove, dovremo farci trovare pronti ad affrontare una squadra che, al di là dei valori tecnici che ha, come dicevo prima sulla linea di centrocampo e sulla linea di attacco, ha una mentalità diversa, una mentalità un po' più sbarazzina. Buongiorno mister, io ho una domanda un po', più, ge una domanda un po più generale. Oggi, fino ad oggi eh, le tante assenze hanno paradossalmente aiutato, naturalmente complice la sua bravura, a trovare un equilibrio nel momento in cui rientreranno un po' tutti. Questo per lei sarà un agevolare il suo lavoro o avrà delle difficoltà nel senso che potrà rimettere in discussione certe gerarchie? Se quello di avere più giocatori a disposizione dovesse essere un problema devo assolutamente cambiare mestiere. Ho sempre detto che eh, non voglio dormire la notte per avere dubbi fino all'ultimo e questo deve essere un'arma in più, non assolutamente un problema. È chiaro che poi di fronte devo avere dei ragazzi intelligenti, dei ragazzi. Che si mettono a disposizione della squadra e su questo ho già delle certezze, le hanno dimostrato sin dal primo giorno. Quindi non sarà assolutamente un problema, anzi sarà un'arma in più, sarà una possibilità in più, sarà una forza in più per sfruttare sia sì dall'inizio dall della partita che a partita in corso. Mister, buongiorno. Volevo chiederle buongiorno. rispetto alla partita del Giuliano a Benevento. Quando Bertotto parlava di viso aperto si è visto in effetti a Benevento che il Giuliano, immagino una partita che avete studiato molto bene, ha questo gioco pro propositivo, ha anche molte buone individualità. Ci sono giocatori in particolare che la stanno impressionando nel Giuliano. Beh, eh, sulla linea d'attacco, sicuramente il ragazzo del 2004, Ciuferri, è, è un giocatore interessante. Un giocatore che ha delle caratteristiche importanti in quella zona del campo. Molto bravo sia nel trovare eh, il tiro in porta, sia nel venire tra le linee. Ha una buona profondità, frequenza di passo. Un giocatore interessante per l'età che ha. Ha mostrato già delle, delle buonissime qualità. E poi in mezzo al campo hanno dei giocatori come Berardocco, come Giorgione, che hanno una qualità in una zona del campo importante, eh, che va poi a, a completarsi con la fisicità di De Rosa. Ora, al di là di quelli che saranno poi gli interpreti che Bertotto deciderà di schierare in campo, però in questi tre nomi che ho appena citato ci sono delle caratteristiche che insieme si, si sposano bene. Buongiorno mister, mi chiamo Gioschettino di Avellino Zon. Volevo chiederle, dal primo giorno che lei è qui fino ad oggi, quali sono stati i miglioramenti della squadra, e non parlo a livello di risultati che credo che siano chiari ed evidenti, e poi eh, quali miglioramenti si aspetta eh, per lei, la squ della squadra? Grazie. Beh, ehm, partendo dal presupposto che io mi aspetto una crescita fino all'ultimo giorno del campionato, eh, ad oggi mi sento di riconoscere alla squadra dei miglioramenti soprattutto dal punto di vista mentale, dal punto di vista della gestione, dell'atteggiamento che hanno durante la gara. Eh, nei primi giorni, nelle prime giornate di, di campionato eh, che ho vissuto c'erano delle situazioni che non, che non mi piacevano dal punto di vista dell'attenzione sulle seconde palle, sul, sui duelli e in questo la squadra è cresciuta moltissimo e dovrà crescere ancora tanto fino, a, fino alla fine però eh, grazie poi ai risultati eh, la squadra è riuscita ad assumere un atteggiamento e una consapevolezza dei propri mezzi che, che ha fatto sì di avere una migliore gestione e di essere anche magari un po' più propositivo Buongiorno mister Buongiorno. Allora, I sold out ormai non fanno più notizia, però questa settimana ne abbiamo registrato uno di giovedì, cioè con un giorno di anticipo. Non so se questo le fa sentire un pizzichino di responsabilità in più, magari, non lo so, come com percepisce la squadra tutta questa attenzione e questo clamore? Io credo che, eh, almeno per, da parte mia, sicuramente è un qualcosa di, di bello, è un qualcosa di, di piacevole, perché anche... Da questo si percepisce l'entusiasmo che si sta creando in città e questo ci deve, ci deve dare quella spinta a dare qualcosa in più. Ma credo che sia una sensazione avvertita anche da parte della mia squadra, non solo da me, non è una percezione eh, personale. Credo che anche eh, da parte loro sia vissuto in questo modo e, e questo me lo dà conferma anche. Eh, quanto, quanto è successo pochi minuti fa, parlando con l'addetto stampa, c'era uno, non faccio il nome, ma uno dei giocatori chiedeva se, se fosse sold out, se ci fosse il pieno, se siamo carichi da questo punto di vista. E questa è una cosa che mi ha fatto molto ma molto piacere. Mister buongiorno, non buongiorno. le chiedo nulla della formazione perché non vogliamo dare vantaggio agli avversari, che non ce ne vanno mai a noi. Anche eh. qui abbiamo fatto un passo avanti. <ride> Volevo chiederle per quanto riguarda la gestione. Dei momenti e per quanto riguarda l'attenzione, non crede che nelle ultime partite c'è stato forse un, qualche errore di troppo nella gestione di qualche cartellino? Perché abbiamo rimediato cartellini gialli inutili anche in situazioni particolari, vedi il Palmiro a Brindisi, ma anche per proteste: è meglio rimediare un giallo per un, un fallo che, che per fermare un'azione una avversaria piuttosto per. Per inutili proteste che purtroppo sappiamo benissimo come vengono gestite soprattutto il Lega Pro sono pienamente d'accordo con lei assolutamente sì. A quella di Palmiero aggiungo anche quella di Sgarbi, che è una situazione che abbiamo anche rivisto poi in settimana. Eh, è da evitare, è un ragazzo giovane eh, e deve capire subito che alcune situazioni vanno, vanno evitate. Eh, sia per lui che per la squadra perché poi la munizione presa dopo pochi minuti va a condizionare quella che è la prestazione finale eh, a maggior ragione poi mi arrabbio ancora di più con Palmiero che è un giocatore esperto un giocatore che ha tanti campionati alle spalle e prenderlo così nel, nei minuti finali tra l'altro in campo non avevo avuto nemmeno modo di vederlo e che ero girato a parlare con, con uno dei miei collaboratori quindi insomma eh, sicuramente è un aspetto a cui va, va portata la nostra attenzione Una domanda su Armellino è già entrato nel cuore dei tifosi ma non è una sorpresa perché insomma, non ha bisogno di presentazioni la mia curiosità è questa siccome ehm, sono prossimi al rientro Varicione e Benedetti se potrà essere un concorrente per la difesa anche in futuro o è solo una situazione in fase di emergenza? Allora per Armellino può essere... Eh, sì, un concorrente, ma al di là di quello eh, oggi sento il bisogno di, eh, di spiegarvi anche quello che è il ruolo di Armelino, ma non dal punto di vista tattico, non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista dei valori eh, e dell'esperienza e dell'importanza eh, che assume e all'interno dello spogliatoio e all'interno del rettangolo verde. Armelino è, è, come si dice nel nostro dialetto, un allenatore in campo. E dà le disposizioni ai propri compagni, eh, ha il rispetto eh, per il proprio allenatore perché capisce il rispetto dei ruoli, sa fin dove può arrivare e questo è un qualcosa che va ad avvalorare, ad aumentare quella che è la sua intelligenza sia calcistica che umana. E quindi al di là di dove io possa decidere di metterlo... Eh, ha sicuramente un'importanza all'interno del, del campo e dello spogliatoio notevole per quanto mi riguarda. Mister vorrei chiederle se si aspettava un Gori così maturo, sembra davvero quello più mentalizzato, senza nulla togliere agli altri, ma davvero sembra sul pezzo in una maniera forse anche al di sopra delle aspettative, di certo non del potenziale. Allora, ehm, Gori dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista dell'impostazione, eh, al primo impatto era quello che, che mi aveva dato l'impressione di, di essere quel giocatore eh, mentalmente preparato, mentalmente già indirizzato, però ancora non riusciva sul campo a portare ciò che si vedeva da fuori, ciò che si viveva da fuori. Ora sta riuscendo a portare in campo anche tutto ciò che è stato l'impatto avuto con lui, e questo è un qualcosa che ci fa ben sperare, è chiaro che deve continuare, perché poi nel calcio conta sempre quello che si farà domani, lui lo sa benissimo, da questo punto di vista è preparato, però nel momento in cui è riuscito a portare che era, quella che era la mia percezione fuori dal campo e lui ora la sta riportando in campo è un segnale sicuramente importante. Mr. Buongiorno, volevo chiederle. Eh, il buongiorno. direttore Perinetti ci ha giustamente spiegato insomma, che per arrivare lontano bisogna avere una serie di cose. L'unità, l'unione: lui parla sempre dell'unione di tutte le componenti, che in questo momento c'è ed è importante mantenerla, e anche professionalizzare tutto. Anche l'arrivo di un nuovo medico no, all'interno dello staff della società era un po' una figura che mancava. Volevo chiederle quanto è importante anche alla luce del recupero di tutti gli infortunati e anche alla luce del mercato di gennaio, nel senso non le faccio mano sul mercato di gennaio, però sia strano che Perinetti che condossano dicendo che il mercato di gennaio il nostro primo obiettivo è recuperare gli infortunati. Quindi chiaramente avere un'altra figura, un professionista, può aiutare secondo lei come l'impatto, come sta procedendo, che cambiamenti nota? Allora, ehm, assolutamente sì, eh, avere un'altra figura che possa portare la sua esperienza, le sue conoscenze all'interno di un gruppo di lavoro non può che far bene. Sono d'accordo con il direttore quando parla eh, che affinché tutto vada per il verso giusto ci, ci devono essere delle componenti e tutte queste componenti devono essere eh, funzionanti, devono essere efficienti. Allora, fin quando si può migliorare? E nel individuare un dottore che possa portare la sua esperienza e le sue conoscenze abbiamo individuato una figura che possa aiutarci in questa direzione, in questo senso, perché no? E allora è stata presa una decisione e la società ci ha messo a disposizione ancora un'ulteriore opportunità. Per quanto riguarda il mercato, ehm, io credo che sia veramente difficile migliorare questa squadra. Sono d'accordo quando lui dice... Eh, che il nostro mercato sarà quello di recuperare gli infortunati e io aggiungo che il nostro mercato sarà quello di portare alla miglior condizione tutti i giocatori che in questo periodo hanno avuto dei problemi fisici. Quello sarà il nostro mercato principale, il nostro mercato più importante, perché questa squadra, se noi andiamo a vedere i valori, se noi andiamo a vedere anche al, al di là del collettivo, ma anche individualmente, questa squadra ha dei valori importanti, è chiaro che eh, bisogna lavorare per portare tutti al massimo della condizione. Grazie, grazie, grazie.